Francesco, forte subito veggiato dalla nostra Maria Dolores. Avevo l'ansia, ho detto ce la farò a prendere il pulsante. Ma Gabriele ha anche veggiato, non ce l'hai fatta, vero? È stata fortissima, guarda, è stata veloce, brava. Max con la mano così che c'era prima Gabriele che l'ha rotto il pulsante, è arrivata addirittura nella mia postazione. Brava, allora io l'avevo Dolores visto. Dall'altra parte vedevo un po' di perplessità, però Alice era un po' indecisa, sì. Invece Federico era più convinto. Prego, Federico. Allora, sono molto contento. Sono molto contento. Francesco è quello che forse più di tutti ha seguito i nostri consigli ed è cresciuto nel percorso. E quindi, insomma, eravamo molto titubanti su tanti aspetti. Qual era l'aspetto? Dove ma l'esibizione delle prove fatte con noi era andata un po' così, invece poi oggi... Ma io sono curiosa dei consigli, perché giustamente dite che date dei consigli, quali io vorrei consigli? Anche saperli ogni tanto. Certo, allora lui è partito che aveva già una buona capacità tecnica, quello su cui abbiamo lavorato di più è stato lo svecchiamento dello stile. Cantava in uno stile che secondo il mio punto di vista era un po' vecchio, un po' non tanto attuale. Non mi sembra molto un consiglio. In realtà, ciao Francesco, Dolores mi ha battuto per un millesimo. In realtà il consiglio che ti vorrei dare è attento al timing, perché c'è stato un momento in cui... È non quello eri... che gli abbiamo consigliato noi. Il però tempo, non l'ha messo il dilungamento delle note, non l'ha messo. Cioè non andava molto a tempo? Sì. Okay. Secondo me è stata un'interpretazione diversa. Sì. Non è stato un timing, il timing è un'altra cosa, ecco. È non andare a tempo. Lui ha spostato, una parte della melodia. Sul tempo avrete modo di lavorarci, perché tanto Francesco si è riconfermato nel team blu, quindi facciamo i complimenti a Francesco. Bravo Francesco! Bravo Francesco! Grazie.